ci parlerà di un tema strettamente connesso all'intervento precedente, anche se non riguardante solo unicamente la Valle. Ha fatto un'accurata ricerca stampa, perché la stampa dell'epoca si occupò in modo attivo e continuo delle problematiche legate alla miniera, non necessariamente della sola valanga, e soprattutto la stampa locale, il giornale allora diffuso, La Lanterna del Pinerolese, che spesso riportava notizie in merito alle attività delle miniere. Lascio la parola a Bruno, che penso ci racconterà alcune cose e le farà raccontare degli articoli che via via è riuscito a trovare. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, io, come diceva Domenico, mi allaccio a pennello con l'intervento che mi ha preceduto. Purtroppo spero di non essere troppo noioso, nel senso che a me piace lasciar vivere le testimonianze di quel periodo, per cui andrò a leggere, cercando di dargli un po' di tono, i vari articoli. Ritengo che raccontarli perderebbero di contenuto, perché anche il linguaggio utilizzato a fine 800 e nel primo 800 del 900 lo trovo molto molto significativo. Da questo punto, proprio sull'uso del linguaggio e anche sul contenuto degli articoli, che pensate, prima è stato citato, La Lanterna Pinerolese era l'odierno, se vogliamo, Eco del Bisogno, ma si componeva semplicemente di 4 pagine, e di conseguenza un articolo pubblicato su solamente 4 pagine aveva tuttavia la sua rilevanza. Giusto per darvi un'idea dei contenuti, vi metto uno che ne leggo uno che non riguarda la miniera, ma riguarda l'Alta Valle. È indicativo perché lascia a voi i giudizi sui pregiudizi che chi scrive poteva avere: era così o non era così? Questo ve lo lascio a voi come interrogativo. L'articolo esce sulla Lanterna il 5 settembre del 1896. Si intitola Lungo l'Alta Valle del Chisone. Io non ve lo leggo tutto, ma ve leggo solo alcuni brani. La nostra convinzione che non siano abbastanza conosciute le nostre valli. 1896, I nostri monti, pur così vari e diversi per maestosità di vette, per imponenza e leggiadria di panorami, orridezza di luoghi e soave bellezza di verdeggianti praterie tappezzate da più smaglianti e rari fiorellini delle Alpi. Pare impossibile, ma pur ciò è verissimo. La maggior parte stessa dei nostri concittadini, pur ammirando la superba catena di montagne che si stende ad occidente, non conosce nemmeno il nome delle vette più sublimi che si innalzano superbamente al cielo. Pensate un pezzo. Lungo l'alta valle del Chisone, a cominciare da Perosa, se ne eccetti qualcuna, tutte le altre case paiono catapecchie. E mancano di quella presenza attillata e pulita che forma in Svizzera la delizia del turista ed è indizio di civiltà ed agiatezza nelle popolazioni. Non dico che sia vero, cioè io dico, vi leggo quello che c'è scritto, poi ognuno valuti, naturalmente è interessante anche a questo punto il linguaggio. Non già che realmente manchino a quei proprietari i mezzi di dare un po' di intonaco a muri, ciò che non sarebbe gran cosa, ma perché realmente si segue l'andazzo, si è sempre fatto così e basta. Manca pure la pulizia. Benché i paesi siano dotati d'acque limpide e fresche, eppur vedi gli animali sporchi, gli abitanti anche i più agiati, con vestiti unti, talché non distingui la condizione loro. Le vie del paese poi sono un immondezzaio. Certe stanze paiono tale da animali feroci. Si dorme in molti luoghi facendo quasi vita comune col porco, la capra e le pecore. Che più, la stessa città di Fenestrelle, nell'unica stretta strada che attraversa il paese, non lascia forse per tutta una giornata esalare i profumi degli escrementi animali? Chi poi è passato per certe vie lusso di Purrier e anche della Roa, un tanfo orribile misto all'etame lasciato in macerazione da chissà quanto tempo si sprigiona, e mentre vi turate il naso conviene ben osservare ove si mette il piede.
Sarebbe quasi curioso vedere l'Eco del Chisone attualmente con un articolo in questi toni. Comunque era per darvi un po' l'idea di come qualcuno in qualche modo analizzava l'Alta Val Chisone. Naturalmente questa è una posizione particolare, condivisibile o non condivisibile, realistica o non realistica, lo lasciamo alle pagine di un giornale. Quello che mi sembra però interessante da farvi notare, questa è l'Alta Val Chisone, è questa pubblicità che si trova spessissimo nelle pagine dei giornali. Ve la leggo molto velocemente, siamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Vapori postali francesi della compagnia Frassinet, agente in Genova, Vittorio Sauvage, partenza fissa il 10 di ogni mese da Genova per Montevideo, Buenos Aires e Rosario. Partirà il 10 agosto 1889, viaggio in 20 giorni, eccetera, eccetera. Questo è il contesto in cui ci troviamo, per cui immaginate che cosa voleva dire un cantiere come le miniere del Vet in quel tipo di contesto. Tanto più che due anni prima, sempre la Lanterna Pinerolese riporta, tra le varie altre corrispondenze che provengono dall'Alta del Chisone, il seguente trafiletto. A rendere meno difficili le condizioni degli abitanti della Val Troncea e delle Traverse, si sono ora nuovamente iniziati i lavori per la miniera del Vet. È vero che adesso non si sono occupate che una trentina di persone, ma si spera che nell'anno prossimo si darà lavoro a più di 200, come già ad un tempo. E qui, stabilito alle Traverse, il colonnello del Genio Ritiro Riviera, direttore dei lavori, con la sua gentil signora. E alla sua energia che in massima parte si deve se il governo ha tolto il veto alla costruzione di un teleforo e al proseguimento degli altri lavori. Quindi in questo ambito la miniera del Vet non era una cosa indifferente, anche dal punto di vista proprio della redditività per le popolazioni locali. Andiamo oltre, e naturalmente se da una parte abbiamo l'intesa quasi come le miniere che fossero un ben di Dio, portassero chissà quali ricchezze, non è detto che sia sempre indolore. Il 7 maggio 1898, disgrazia alla miniera del Vet. Il trecorrente, certo Nevash Battista, nativo di Mentul, quindi un paesino poco lontano di qua, e domiciliato a Seite di Pragelato, nel caricare una mina nell'interno di una galleria delle miniere del Vet, rimase gravemente colpito dallo scoppio improvviso. Pare che egli volesse introdurre una cartuccia gelatina di dinamite e che nello spingerla con forza abbia prodotto l'accensione. Comunque sia, si sa di positivo che la disgrazia avvenne per sua imprudenza. Il povero uomo, che padre di famiglia, fu trasportato a casa sua in grave stato e dovette subire l'amputazione della mano sinistra e l'estrazione di un occhio, operazione che gli venne fatta dal dottor Blu e dal medico militare di questo presidio. Si crede che possa ancora aver salva la vita. Siccome è necessario fare le precisazioni, alcune settimane dopo, un paio di settimane dopo, il 21 maggio 1898, sempre sulla Lanterna, si disse che il Nevash era stato causa dello scoppio avvenuto. Lo stesso Nevash ammise essere sua colpa, ma se ciò si può dire per lui, non così può si affermare per suo compagno che egli credeva morto. Come mai la colpa poteva essere di questi se la cartuccia scoppia alla semplice introduzione nel foro della pietra senza violentarla? Del resto, questo forse è un dettaglio molto importante, la cartuccia doveva essere ancora gelata in parte, poiché si noti, i minatori debbono tenere sopra di sé le cartucce affinché gelino, ben ritrovato per garantire la sicurezza delle persone. E questo è il commento dell'allora scrittore. 27 agosto 1898, la miniera del Vet, e qui siamo sempre in questa altalena di notizie positive e notizie negative. La miniera del Vet va acquistando ogni più sviluppo e importanza. Si spera che in breve possa costituire una vera risorsa per l'alta valle del Chisone, dando lavoro a molti operai nello scavo del minerale, come lo è fin d'ora per la costruzione della grandiosa funicolare, lunga ben 4 km per una spesa di oltre 120.000 lire dell'epoca. Un po' di positivismo quindi anche da questo punto di vista.
Ma torniamo in questa altalena di alti e bassi rappresentati dalla diapositiva, dalla freccia che va su e che va giù. 17 febbraio 1900. Vena Giuseppe, d'anni 57, da Traversella, Ivrea. Quindi era un cantiere che in qualche modo non era solo locale, ma lo si vede anche dalle ricerche fatte in precedenza e pubblicate anche da Bondo Castellino, aveva anche dei lavoratori che, di provenienza non strettamente locale. Ritorniamo a Vena Giuseppe. L'altro giorno partiva dalla fonderia della Troncea, posta in Val Pracelato, per recarsi alla miniera del Bet in qualità di manovale. Ma durante la salita il poveretto, poco pratico dei luoghi e probabilmente spossato dalla fatica, smarrì la strada e andò a finire in un combale, dove la neve era profonda qualche metro. All'indomani, due operai, recatisi espressamente in cerca di lui, lo trovarono morto, assiderato. Quindi, oltre il pericolo determinato dai lavori in miniera, anche il raggiungere il cantiere stesso. 30 giugno 1900. Ahimè, disgrazia alla miniera del Bet. Il colonnello ingegner Riviera, direttore della compagnia dei rami Zolfi di Pinerolo, mentre tornava venerdì 22 corrente con l'ingegnere del genio civile Cavalier Torresani e con l'ingegnere Parmisari, dalla visita fatta alla linea della funicolare del Bet, colto dalla pioggia, scivolò sopra una pietra del malagevole sentiero che percorreva fratturandosi il piede destro. Soccorso tosto dagli operai della miniera, chiamati dai due ingegneri, venne trasportato a Rouen, dove il bravo dottor Pouillot gli prestò le prime cure, facendogli una fasciatura provvisoria per rendergli possibile il ritorno a Torino. Attenzione! Al commendatore Riviera, il quale riuscì a rompere la iettatura che pareva incombesse sulla miniera del Bet, ottenendo con la stima che gode presso le autorità militari civili concessioni sempre rifiutate alle compagnie che prima ne tentarono l'esercizio, e principalmente quella di una funicolare che dal Bet scende il minerale al piano, rendendo così possibile dar vita e lavoro all'alta vallata del Pisone, mandiamo le nostre più sentite condoglianze, insieme agli auguri di pronta e completa guarigione. Interessante questa iettatura. Andiamo oltre. Ah, qui si è parlato delle valanghe. 30 marzo. Presso le sorgenti del Chisone, sui monti, la ove e la valle del Pragelato confina con quella della Germanasca, avvi la miniera di rame detta del Bet. Ove, malgrado il freddo siberiano della stagione, su quelle altitudini e l'enorme quantità di neve caduta della scorsa settimana, lavoravano ancora giorni fa una quindicina di operai minatori. La mattina del mercoledì 20 corrente, 20 marzo quindi 1901, gli operai trovavansi riuniti alla stazione di partenza della funicolare, che trasporta il materiale estratto dalle gallerie, nella regione detta la fonderia. Gli argani e gli altri ordigni, ove fa capo la funicolare, erano solidamente impiantati su una casetta, edificata a piè di una ripida e scoscesa salita, la quale consta di un pian terreno e di un sotterraneo, ove sono i magazzini delle polveri piriche. Un meccanico tedesco e un contabile della valle trovavansi soli al pian terreno ed altri 11 operai erano al pian sotterraneo. Tutto ad un tratto un rumore cupo si fa sentire, forse il tuono, chi lo sa, e quasi nello stesso tempo la casa fu scossa come da un terremoto. Una valanga era caduta su di essa e l'aveva quasi interamente sepolta. I muri, solidamente costrutti a calce e con più di un metro di spessore, presentavano qua e là delle screpolature in cui si poteva comodamente introdurre il braccio. Gli operai, rimasti incolumi, si guardarono l'un l'altro spaventati e mentre tentavano di mettersi in salvo con la fuga, un secondo e più violento rumore si fece sentire. «Un'altra», disse il meccanico al suo compagno, con lineamenti visibilmente contratti dallo spavento. Indi, abbracciandolo convulsivamente, proruppe: «Tutto è finito, caro mio, siamo perduti!» Una seconda valanga, difatti, era caduta, sovrapponendosi alla prima, sconficcando, abbattendo e trasportando con una forza di impulsione incredibile tutti gli ordigni della funicolare, che la prima aveva risparmiato. Le stanze a pian terreno furono quasi totalmente riempite di neve e gli operai, senza che pur un solo di essi fosse ferito, si trovarono in un attimo in un'oscurità completa, in un buio che aveva
tutto l'orror di una tomba, appena riavutosi dallo sbalordimento, facendosi animo gli uni agli altri, tentarono di aprirsi un varco attraverso le quantità di neve in che erano sepolti, e vi riuscirono. Dopo alcune ore di lavoro indefesso e disperato, poterono rivedere la luce e uscire carponi uno dopo l'altro. In questo caso, quindi, siamo nel 1901, quindi ben 3 anni prima della valanga che è stata citata ampiamente in precedenza, va di lusso. 17 agosto, siamo sempre nel 1901, grave infortunio in una miniera. L'altro giorno l'operaio Cremaschi Giuseppe, addetto alla miniera di rame e zolfi del petto infragelato, mentre con gli altri 3 compagni stava lavorando in una galleria con una perforatrice, una cartuccia di dinamite che si aveva ragione di supporre fosse già esplosa, scoppiò ad un tratto. I frammenti della mina andarono a colpire in varie parti del corpo, fratturandogli le gambe. Il povero Cremaschi, il quale rimase quasi all'istante cadavere. Notizie tutte brutte? Per fortuna no. 12 dicembre 1903, sempre sulla lanterna. Ieri, 14 dicembre, nella nevosa vallata del Chisone, alla fonderia del Bet, ormai lo saprete a memoria anche voi, si poté assistere ad una rara e meritata dimostrazione di affetto e di stima data dagli impiegati ed operai della miniera e dal gran numero di abitanti della vallata al direttore ingegner Giuseppe Mucchi, che circostanze fatali allontanano dalla carica dell'ottenuta da 2 anni con amore ed interesse. L'officina meccanica, quindi la fonderia, venne con idea felice trasformata in sala da pranzo, questo è un uso un po' particolare, dove convennero 160 spontanei aderenti, tra cui parecchie notabilità del paese. Alla fine del banchetto parlò a nome degli impiegati della miniera il signor Varetto, che tessè le meritate lodi del festeggiato. Parlarono pure molti altri. Il signor Don Gai di Laval, che riassunse le buone impressioni avute dai suoi parrocchiani a favore del festeggiato. A tutti rispose con commosse parole di ringraziamento l'ingegner Mucchi, che uscì poi dalla sala da pranzo tra le acclamazioni entusiastiche e cordiali di tutti i presenti. Da ogni volto traspariva il compianto e la commozione per la perdita di persona sì cara. Alla sera fu offerta dalle signore della Roa una bicchierata che si trasformò in una festicciola da ballo. Quindi anche questa piccola e piccolissima notizia ci dà un po' la dimensione di come chi lavorava alle miniere fosse tenuto in considerazione anche dalla comunità locale. Le signore della Roa una dietro una bicchierata. Pochissimo tempo dopo, per dovere di giustizia ed equità, dobbiamo aggiungere alla corrispondenza pervenutaci da Pagelato relativamente alla festa tenutasi alla fonderia del Bet per salutare l'ingegnere Giuseppe Mucchi, direttore della società mineraria, una precisazione, che il pranzo di 160 coperti fu servito dall'egregio signor Villot Battista, esercente la trattoria del commercio nella borgata Traverse, e che per lo splendido servizio, per la finezza e abbondanza dei vini, cibi e bevande, incontrò le più ampie e generali approvazioni degli intervenuti, lasciando tutti pienamente soddisfatti. Speriamo che anche il piccolo e modesto rinfresco di oggi vi abbia lasciati pienamente soddisfatti. Arriviamo finalmente alle notizie relative al 1904. Io le trasvolo pari piedi perché ormai sono state ampiamente dibattute. Catastrofe immane, alcuni titoli di articoli. Quello che invece vi volevo soffermare un attimino è quello che succede dopo. Corrispondenza del 30 aprile 1904 da Abbadia Alpina. Tra gli operai che lavoravano alle miniere del Bet a tutto il 19, corrente giorno delle immani catastrofe, appartenente a questo comune, quindi d'Abbadia, eravi un certo, vicino a Pinerolo, eravi un certo Loffi Michele di cui più non si seppe la sorte. Ora, un dispaccio telegrafico del vice direttore di quelle miniere, signor ingegner Saxer, comunica ai parenti della povera vittima il doloroso annunzio che è stato ritrovato il 24 e venne sepolto il 25 nel cimitero di Laval. La popolazione d'Abbadia, presso la quale la famiglia disgraziata gode affetto e stima, costernata, fa voti in suo favore perché le onorevoli autorità
che già stanno occupandosi della ripartizione delle somme elargite e dell'augusto buon cuore del generoso nostro amato sovrano, dal regio governo e dall'animo gentile di tanti privati benefattori, sapranno tener conto della triste condizione di questa povera vedova. Buona ed affettuosa madre, Teresa Margherita, meritevole di particolare attenzione. In questo caso noi siamo abituati anche nella commemorazione del Bet di citare sempre i morti, ma ci sono anche i sopravvissuti che sono drammaticamente coinvolti da questa sciagura. Intanto la medesima rivolge preghiera alla direzione della miniera, onde si compiaccia a mezzo vaglia postale farle tenere quella qualsiasi somma che ha compianto suo marito possa aspettare per le giornate di lavoro prestato in quelle gallerie prima che vi trovasse la morte. Vuole semplicemente il dovuto, il giusto. Ancora sulla catastrofe del Bet, maggio 1904, precisamente 19. Venerdì della settimana scorsa, il vecchio padre di uno degli operai sepolti dalla valanga, certo Ugo Giacomo, da Sestriere, che ogni giorno si reca, pensate, con pertinacia singolare sul luogo della catastrofe, allo scopo di verificare se lo squagliamento delle nevi conduce alla scoperta di qualche cadavere, e quindi forse del suo figliolo, distingueva nella neve l'estremità di un corpo. Dato un avviso alla fonderia, partivano immediatamente impiegati operai, che faticarono assai a rompere la neve dura come il ghiaccio. Fu rinvenuto il cadavere di certo Armando Luigi di Abbadia Alpina, d'anni 25, figlio al parrucchiere di questo comune e già operaio al cotonificio Turati, come altri suoi compagni, vittima pure della valanga. Gli venne data onorata sepoltura anche lui nel cimitero di Levallo. Per la cronaca, il figlio di questo Uper Giacomo si chiamava Giuseppe e di anni ne aveva 35 e venne poi ritrovato alcuni giorni dopo. 6 agosto, è interessante anche questa corrispondenza. Sussidi a favore delle vittime della valanga del Bet dati dal municipio di Pinerolo. In questo caso sappiamo qualcosa di più sui familiari. E non solo. Bianciotto Pietro, d'anni 37, coniugato con 5 figli di San Pietro Lemina, salvato dal disastro dopo 52 ore di seppellimento. 100 lire. Brun Carolina, moglie Gilli Matteo di Pinasca, quest'ultimo infermo, madre di Gilli Giambattista, d'anni 27, e Camillo, d'anni 19, morti nel disastro. Resta con un solo figlio, d'anni 9. 250 lire. Gilli Carolina di Pinasca, in rappresentanza della madre Maddalena, da 10 anni inferma, sorella di Gilli Luigi, d'anni 23, morto nel disastro. 150 lire. Gilli Giambattista di San Pietro Lemina, coniugato con Bianciotto Margherita, padre di Gilli, Bartolomeo, d'anni 28, morto anche lui nel disastro, 150 lire. Gilli Giuseppe, d'anni 34, di San Pietro Lemina, vedovo con una figlia d'anni 5, estratto vivo dalla valanga dopo 54 ore, 100 lire. E via discorrendo. Adesso non me li leggo tutti, ma sono tutti di questo tenore. Un'altra cosa che traspare è che ci sono lunghissimi elenchi nelle varie edizioni della Lanterna in quel periodo sulla raccolta di fondi. Gente comune, ci sono tantissimi gente comune, da poveri a ricchi, da nobili e quant'altro, molti comuni, quasi tutti i comuni della zona, del Torinese, comune di Torino, Belluno, Perugia, Parigi, da Parigi arrivano, probabilmente sono coloro che sono emigrati. E qui ritorna in mente la diapositiva che vi ho fatto vedere in precedenza di quella nave, di quel naviglio che parte per il Sud America. Da Cruz Alta, provincia di Cordoba, in Argentina, anche da lì arrivano degli aiuti economici. Il re Vittorio Emanuele III, la duchessa di Genova, la regina madre, diversi ministeri, sottosegretari di Stato, comitato repubblicano del commercio e dell'industria francese, la chiesa, valdese cattolica, aziende, scuole, associazioni di militari, banche. È strano, ma anche le banche. 3 settembre 1904, secondo me abbiamo un bellissimo reportage di una persona che si reca sui Alberti, che sale su.
Allo spuntare del dì lasciamo il piccolo paese di Laval e per la strada che fiancheggia il letto del Chisone saliamo al villaggio della Troncea. È molto lunga, anche qua ve ne leggo solo alcuni brani. Notiamo quasi subito tracce della valanga del 18 aprile, siamo a settembre e siamo ancora sul fondo valle. E neve ricoperta da terra e da pietre, sono grossi alberi sradicati, sono massi enormi di roccia che le valanghe trascinarono con sé sin là in fondo alla valle. Lasciamo alla nostra destra la fonderia, ove è situata la stazione d'arrivo della funicolare, e risiedeva la direzione dei lavori delle miniere. Pochi passi oltre, e François, così si chiama un buon figlio, ci addita una palizzata che sbarra il letto al Chisone. E questa è stata costrutta la primavera scorsa, quando per le sciogliersi della neve, della valanga, si temeva che qualche cadavere potesse venir trascinato nelle acque del torrente, e quindi se ne fosse persa la traccia. Poco più qui sale, poco più di un quarto d'ora è trascorso da quando abbiamo lasciato Troncea e già innanzi a noi compare una casa costrutta parte in muratura e parte in legno. È la stazione del pedangolo, che probabilmente le citazioni non sono del tutto esatte, ove ricevettero le prime cure i pochi minatori che vengono salvati. Qua e là per la valle si vedono carrelli della funicolare, non ve traccia della valanga, evidentemente si era sciolta. Buona parte. Saliamo circa una mezz'ora e giungiamo alla stazione. Dalla valanga non fu danneggiata, a due travi di sostegno del tetto rotte dal colpo violento ricevuto dalle funi della funicolare, che andavano da qua al Piver, spezzatasi per la caduta dei sostegni di legno. Pieghiamo a sinistra e dopo una quindicina di minuti giungiamo a circa 50 metri sotto la stazione di Monte, e qui, ove si rinvenne la maggior parte delle povere vittime. Vivissimamente commossi, che pieghiamo ancora leggermente a sinistra, ed eccoci a un piccolo avvallamento dove si innalza una modesta croce, a cui fan corona numerosi i fiori delle Alpi. E qua che venne ritrovata la salma del geometra Maurizio Basile. Senza proferir parola, percorriamo il breve tratto che ci separa dalla stazione di Monte. Dalla valanga è stata quasi completamente abbattuta. Alla violenza dell'urto solo resistette la galleria in legno che univa la stazione alla miniera e che tutti gli anni le valanghe distruggevano. La stazione non la si vede che sin quando si è giunti a pochi metri di distanza. Sorge, o meglio, sorgeva, ad un centinaio di metri dal comune della montagna, in un piccolo ripiano. Tutto attorno al baraccamento si vedono indumenta dei poveri minatori, carte, terre di lavoro, coperte, botte. François, marcellando l'intera commozione, ci narra episodi strazianti. Ci porta a vedere i punti in cui vennero ritrovati i pochi scampati alla morte. Da un'apertura posta fra travi spezzate del tetto vediamo il luogo ove miracolosamente non rimasero schiacciati quei 25 operai che dopo lotta sovrumana riuscirono a porsi in salvo e che per primi portarono alla fonderia l'annunzio dell'orribile disastro. Commossi osserviamo questi luoghi donde spira un'infinita tristezza, arrivano altre comitive. Persone che ben conoscono come si svolse la cupa tragedia, con parola semplice, ma improntata ad accento veritiero, illustrano luoghi e uomini, danno nuovi interessanti particolari. Apprendiamo che se non fosse avvenuta la valanga, a quest'ora lavorerebbero quasi 400 operai. Che a quest'ora la galleria di questa miniera sarebbe unita a quella del monte del Piniver e sarebbe così stato evitato per sempre il pericolo, poiché in ogni evenienza gli operai si sarebbero potuti ritirare nella galleria. Per cui anche se la valanga, cadendo, ne avesse otturata l'imboccatura, non vi era più pericolo d'asfissia, avendo la galleria altra uscita in un punto riparato dalle valanghe. La narrazione del disastro delle opere di salvataggio suona alquanto diversamente da quella di quasi tutti i giornali. Questo è un po' amaro com'è. Meno eroi e più pochi atti di coraggio. E il triste episodio che noi tutti commuove non ha per il figlio della montagna scatti d'entusiasmi. Il racconto procede calmo e semplice. Le azioni coraggiose, il disinteresse sublime che attrasse colassù autorità, sacerdoti, pastori, soldati, uomini di ogni età, non è per essi che un atto semplice d'umanità. Andiamo oltre. Oh, finalmente una notizia che ci tira un po' su, perché sennò qua. 6 luglio 1907, siamo già da alcuni anni. Festa per l'apertura, esercizio miniera del Bep.
Sabato mattina si svolse alla fonderia del Bep lassù, nella splendida valle della Francea, Petaio, una simpatica festa, festa del lavoro stata promossa dal personale operaio della miniera che volle riunirsi a banchetto onde festeggiare la ripresa dell'esercizio minerario sospeso dall'aprile 1904, la farcina che ci indica che andiamo in su. Ebbene, legittimavano il grande impulso dato al lavoro minerario e alle officine meccaniche elettriche ampliate e modificate con largo senso di economia e razionale lavorazione. La produzione è ormai pervenuta a 50 tonnellate al giorno, le ferite sono ricche, nuove zone sono aperte e garanti di una durevole esistenza. I trasporti all'interno e all'esterno sono meccanici, a mezzo di piani inclinati ed è notevole l'economia che le deriva da tale organizzazione di lavoro. Circa 200 operai lavorano sotto la direzione dell'egregio signor Francesco Rodriguez. Tagliamo un pezzettino. Siamo al 1907. 27 luglio, quindi rispetto al 6 luglio, ci passa praticamente 20 giorni da quell'entusiasmante articolo, che troviamo un'altra corrispondenza da Pregelato. Di questi giorni scoppiò al BEP uno sciopero tra i lavoranti della miniera, motivato dal prezzo troppo caro e dalla qualità poco o punto buona dei viveri forniti dal magazzino. Si può rimproverare agli operai il modo poco corretto di aver proclamato lo sciopero senza alcun preavviso, ma non è giusto misconoscere loro il diritto di reclamare un cibo sano e sostanzioso, a prezzi ragionevoli. Perché la società non pensa essa stessa a tenere un magazzino e vendere i cibi a puro prezzo di costo, tolte, si capisce, le spese di porto, come si fa da tanti altri industriali? Curiosa. 17 agosto 1907, anche qua abbiamo un'altra grave disgrazia che magari adesso sorvolo, perché così se non penso che possiamo. Disgrazia mortale, questo può essere interessante su quello che è stato detto prima. 23 maggio 1908, da Massello. Lunedì scorso il giovane ventenne Nicol Pietro Augusto, da poco tempo tornato dalla Francia in paese ed impiegato provvisoriamente presso la società esercente le miniere del Bet, volendo attraversare una strada sulla quale era stato posto un filo telefonico, imprudentemente toccatolo ne rimase fulminato. Succede anche questo. Un suo compagno che si provò a togliere il cadavere dalla posizione in cui si trovava, poco mancò non rimanesse a suo volto ucciso. Se la cavò con una forte scossa. Tutto sommato, comunque, la società per gli infortuni, alla quale quella del Bette è assicurata, è venuta ad una transazione amichevole con la famiglia dell'infelice operaio, versando considerevole indennità. 1908, si diceva della ripresa dei lavori. 1 agosto, la società mineraria italiana EPAI ha chiesto la rinnovazione della licenza per ricerca di minerali di prima classe nelle regioni Bayret e Pisenoir. Bene. 3 aprile 1909, le gallerie del Ginver. Il giorno 30, quindi 30 marzo, alle ore 16, la benemerita società mineraria italiana ebbe la desiderata soddisfazione di veder riunite le due gallerie del Ginver e di qui la chiama di Munta. Così, da questa stazione, gli operai potranno salire al Ginver mediante la via sotterranea, senza pericoli di valanghe. È avvenuto il congiungimento di cui si faceva riferimento prima. Il trasporto a valle del minerale riusciva più breve e meno costoso. Vivissime congratulazioni al zelante e distinto direttore Rodriguez, che si trova sul posto e fa procedere all'allargamento delle comunicazioni. Sempre in questo ambito, Lieta, Agape, venerdì 2 corrente ebbe luogo a Rouen all'albergo Vittoria un lieto simposio ove principali dipendenti, in numero di 50, addetti alla miniera del Bette, animati da un lodevole sentimento di fratellanza e di intesa, si riunirono per festeggiare il tanto atteso congiungimento della galleria del Ginver con quella della Mutta. Il pranzo fu offerto dalla benemerita direzione della società mineraria italiana e l'allegria regnò sovrana durante tutta la giornata. Anzi, gli allegri canti dei forti minatori echeggiarono ancora a notte inoltrata. Ancora ad aprile 1909, l'ultimo. Allora aspetta. Allora, altrimenti la notte di entrata dei minatori la facciamo anche noi. Ci sono ancora diverse notizie di questo genere. A fine novembre, e così siamo sugli ultimi due, 6 novembre 1909,
festa da Dio. E forse qui può essere anche un elemento che può aiutare la spiegazione di come si diceva prima, del perché poi a un certo punto chiudono. Oggi nel ben noto Albergian Hotel ebbe luogo una festa simpatica. Il signor Rodriguez, nobile Francesco, ingegnere direttore delle miniere del Bet, si allontanava da noi. E gli impiegati, gli operai, la popolazione vollero dimostrargli quanta stima e quanta fiducia goda. Erano ben 150 commensali, fra i quali regnò sempre sovrano il buon umore. E dalle illustrazioni che mi hanno preceduto, poi da questo momento in poi, negli anni successivi, praticamente, per poi tornare alcuni decenni dopo, le miniere praticamente le lasciano morire. L'ultimissima annotazione che volevo sottoporvi è questa, sempre della Lanterna, 2 maggio 1914, attenzione alla data, 1914. Ho cercato, ricercato, stracercato, l'unico riferimento al decennale è questo. C'è tutta una serie di notizie e poi a un certo punto la neve, che già si era ritirata ed aveva permesso di cominciare le seminagioni, se n'è tornata ed in buona dose. Precisamente il 19 aprile, come 10 anni or sono, in cui faceva tante vittime lassù sulle montagne del Bet. Buon riposo alle anime di quei 70 più che dormono nel cimitero di Laval. Firma Y. E con questo pensiero concludo. Grazie.